Allora, prima di parlare di traduzione, di progettazione logica, di modello relazionale, vediamo un attimo di capire che cos'è un database management system, perché spesso si parla di database, ma il database è quella struttura di memoria secondaria, cioè i dati, dov'è che vengono memorizzati? Vengono memorizzati su dei dischi, per esempio, dei dischi magnetici. Dischi ottici, prevalentemente dischi magnetici, oppure possono essere utilizzati dischi con tecnologie diverse, adesso che sono passati un po' di anni, no? Quindi si utilizzano anche delle tecnologie più recenti. Però comunque sono dati che vengono memorizzati su supporti di memoria secondaria e sono quindi dati permanentemente memorizzati, non si perdono quando si spegne il computer. Difatti, la differenza tra la memoria centrale e la memoria secondaria è proprio questa, che nella memoria centrale i dati si perdono non appena termina l'alimentazione. Nella memoria secondaria permangono fino a quando il supporto riesce a sopravvivere, perché anche lì si possono poi perdere. Come vengono memorizzati i dati? Su file. Chi è che si occupa della memorizzazione dei dati? Il sistema operativo. Cioè, alla fine è il sistema operativo che decide come organizzare i dati su file. E ogni sistema operativo ha oltretutto un suo file system, cioè il file system è quel particolare modulo software del sistema operativo che si occupa proprio della gestione dei file, quindi della memorizzazione dei dati su memoria secondaria. Quindi già questo dovrebbe farvi capire che non è che i dati sono memorizzati tutti nello stesso modo. A seconda del sistema operativo che utilizziamo, i dati possono essere fisicamente rappresentati in maniera diversa. Oltretutto, poi, nel corso del tempo, addirittura con lo stesso sistema operativo possono cambiare le modalità di memorizzazione. Il problema principale è quello di riuscire a scrivere dei programmi che poi possano durare nel tempo. Se i programmi che noi scriviamo dipendono dal modo in cui i dati sono memorizzati su file, su supporto di memoria secondaria, appena questa modalità di memorizzazione cambia, anche i nostri programmi devono cambiare. Quindi prima che esistessero questi sistemi per la gestione del database, che cosa succedeva? Che i dati venivano memorizzati su file e i programmatori dovevano scrivere dei programmi appositi che andavano a interagire col sistema operativo, che tenevano conto della rappresentazione fisica di dati. Poi, se per caso uno di questi formati di dati cambiava, ecco che dovevano cambiare anche i programmi. C'era poi anche un altro problema, quello del riuscire a tenere i dati tra di loro correlati. Come tenerli correlati? E lì sono nati diversi modelli per cercare di correlare i dati fra di loro. I primi modelli sono stati il modello gerarchico e il modello reticolare. Dal punto di vista grafico, il modello gerarchico organizzava i dati, li correlava come se fossero su un albero genealogico. Quello reticolare come se si trovassero su un grafo. Però comunque anche questa rappresentazione risentiva moltissimo del modo in cui erano memorizzati fisicamente. Da un certo momento in poi nasce questo modello relazionale, che è un modello che si basa su un formalismo matematico e che ha consentito, no, di rappresentare i dati dal punto di vista logico come tabelle. Quindi ritorno un attimo indietro. Immaginiamo di utilizzare dei file per memorizzare i dati. Quindi occorre scrivere programmi che effettuano le operazioni di interesse, inserimento, modifica, ricerca. Questo approccio può dar luogo a diversi problemi. Vediamo, supponiamo una banca, no? Una banca che memorizza i dati dei clienti e dei conti correnti su file. Ecco. Questi due archivi, clienti e conti correnti, devono essere sincronizzati. Quindi se vengono fatte delle modifiche da una parte,
devono essere fatte anche dall'altra parte. In più, il problema si ingigantisce ancora se pensiamo che le banche hanno delle filiali e quindi gli stessi dati devono essere mantenuti su più sistemi, su più archivi. E questi archivi devono appunto essere coerenti, cioè devono essere tutti uguali. Quali sono i principali problemi che si rilevano in questa con questa gestione di dati su file? La ridondanza. La ridondanza significa la ripetizione di informazioni che potrebbero anche essere ricavate senza doverle per forza memorizzare. Okay? E invece, per esempio, la ripetizione, supponiamo di avere un archivio con i prodotti e i magazzini, ecco, la ripetizione per ogni prodotto del magazzino in cui si trova con anche l'informazione dell'indirizzo è una ridondanza, perché voi che siete ormai esperti di progettazione di database sapete benissimo che in quel caso è meglio avere da un lato i prodotti, da un lato i magazzini con gli indirizzi e correlarli, piuttosto che mettere insieme prodotto, magazzino e indirizzo. Perché se ho 1000 prodotti che stanno tutti nel magazzino 1, devo ripetere 1000 volte l'indirizzo del magazzino 1. Quella è una ridondanza. La ridondanza può generare incoerenza e inconsistenza nel momento in cui andiamo a fare delle modifiche e non le facciamo nei punti giusti, dappertutto. Questi sembrano problemi così, invece sono stati proprio quelli che hanno in un certo senso portato alla elaborazione di sistemi di gestione di basi di dati. Cos'è un DBMS quindi? È un programma, è un sistema software in grado di gestire collezioni di dati che siano grandi, condivise e persistenti, assicurando la loro affidabilità e privatezza. Poi c'è anche quello, i dati devono essere mantenuti privati o comunque bisogna consentire l'accesso solo alle persone che sono autorizzate. E questo i DBMS lo fa. Hanno inoltre dei meccanismi per gestire la concorrenza e quindi la condivisione dei dati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho i dati memorizzati da qualche parte, poi ci sono due programmi, parliamo di programmi, non di utenti, che accedono contemporaneamente allo stesso dato per modificarlo. Anche quella era una cosa che i programmatori dovevano cercare di gestire. L'accesso concorrente alle informazioni in modifica, perché in lettura non è un problema, ma in modifica sì, perché se non c'è qualche meccanismo che dice adesso modifichi tu e tu stai fuori, poi quando ha finito lui entri tu a farlo, ecco, se non c'è un meccanismo di questo tipo i dati rimangono sicuramente incoerenti, no? Quindi il vantaggio principale, uno dei vantaggi principali è proprio quello della gestione della concorrenza. Questi sistemi hanno, questi DBMS hanno dei meccanismi per salvare i dati, quindi di backup e di recovery. Nel caso ci sia qualche guasto è possibile ripristinare i dati. La privatezza, ogni DBMS consente sempre di creare degli utenti e di assegnare a ciascun utente dei privilegi per l'accesso, quindi non è che tutti gli utenti possono fare tutto su un database. E questo chi è che lo decide? Il database administrator. Un database in realtà è invece una collezione di dati memorizzata su memoria di massa gestita da un DBMS. Poi noi semplifichiamo dicendo database, ma sono due cose diverse. Database, dati su supporto di memoria secondaria, DBMS, sistema di gestione di quei dati. Poi vabbè, adesso non vi annoio con l'architettura ANSI Spark, diciamo solo che ogni volta che si parla di architettura, e questo l'avrete già visto in sistemi, si parla di livelli. I livelli permettono di suddividere le competenze e i compiti e le funzionalità. Quindi ogni livello solitamente usufruisce delle funzionalità messe a disposizione dal livello inferiore per poter fare delle operazioni. I tre livelli diciamo, i DBMS hanno un'architettura suddivisa su tre livelli. Il livello interno, che è il modo in cui vengono rappresentati fisicamente i dati, che non interessa, perché il vantaggio di usare i DBMS è proprio che il programmatore non deve più occuparsi di come i dati sono effettivamente memorizzati, ma vede semplicemente una rappresentazione logica dei dati.
e quindi lavora in maniera indipendente dalla rappresentazione fisica. Può cambiare tutto, può cambiare il sistema operativo, può cambiare il file system, tutto, ma il programmatore che scrive certi programmi li scrive sulla base di una rappresentazione logica che quindi dura, continua a funzionare anche se la rappresentazione fisica cambia. Il livello logico quindi è il livello a cui opera il programmatore. Il programmatore scrive programmi vedendo i dati rappresentati a livello logico. Poi c'è un livello esterno. Gli utenti, quando accedono a questo database, non necessariamente vedono tutti i dati, ma ne vedono solo una parte. Ecco, questo livello esterno è proprio quella parte che gli utenti vedono a seconda di quello che possono fare sul database. Quali sono le proprietà in un'architettura che si chiama ANSI Spark? È uno standard, standard ANSI Spark per il DBMS. Proprietà, indipendenza logica, indipendenza fisica dei dati, che è quello che vi ho appena detto. Indipendenza quindi dal supporto dalla memorizzazione fisica e indipendenza anche dalla rappresentazione logica. Va bene, qua potete poi, ve lo metto a disposizione questo. Ecco, quello che volevo anche evidenziare è, tramite questa immagine, è dove si colloca il DBMS. Allora, in un approccio basato su file, voi vedete che ci sono i vari dati memorizzati nei file e i vari programmi che accedono ai file. Però andare a operare su questi dati, poi naturalmente devono anche mantenere la correlazione tra i dati. In un approccio basato sui database management system, invece, i file rimangono lì su questo database, si chiama così, sono dati correlati secondo un modello di dati che adesso andiamo a vedere. Dall'altra parte ci sono le applicazioni, i programmi, e in mezzo c'è questo software DBMS, che fa che cosa? Toglie al programmatore la responsabilità di sapere cosa c'è qua, a destra. Cioè il programmatore si disinteressa totalmente di sapere come sono organizzati questi dati, perché li vede da un punto di vista logico, che non c'entra niente con la rappresentazione fisica. Ecco, tu mi hai chiesto se ci sono altri modelli oltre a questo che andiamo a studiare noi. Ci sono altri modelli. Su questo documento puoi trovare alcuni cenni, perché non è che ho approfondito molto l'argomento. In questo documento, che vi lascio così per curiosità, ma non solo, se volete ve lo potete anche studiare, viene un po' riepilogata l'evoluzione dei modelli logici dei dati, cioè quelli che i programmatori vedono. Alla fine degli anni 60 veniva utilizzato, è nato, si è sviluppato il modello gerarchico. Allora, il modello gerarchico è ancora utilizzato, c'è un database management system che si chiama IMS, e se non sbaglio è dell'IBM, è dell'IBM, Information Management System, esiste, se andate su internet e lo cercate, eccolo qua. Quindi, se io ricordo, si può scaricare, difatti si può scaricare, download, vedete? Quindi volendo potete provarlo. Praticamente quelle che vedete sono le entità a cui noi siamo abituati. Ecco, invece di essere rappresentate dal punto di vista logico, come tabelle, sono rappresentate come alberi. Quindi adesso io non entro nel dettaglio di questo modello, perché è abbastanza complicato, dovremmo fare un'altra settimana di lezione. Però capite che per poter accedere per andare da corsi a classi, posso farlo, posso andare da corsi a edificio, però per esempio da classi a edificio non posso andare, viceversa. Dalle classi posso accedere agli studenti, all'aula e insegnanti. Attenzione che sono dei percorsi monodirezionali. Poi c'è il modello reticolare. Questo modello reticolare nasce anch'esso intorno alla fine degli anni 60, per farvi capire che in quel periodo lì c'era proprio questa forte esigenza di arrivare a elaborare un modello logico di dati, perché i programmatori non ne potevano più di scrivere programmi che cambiavano ogni tot. Quindi nasce questo modello reticolare,
soprattutto utilizzato con questo linguaggio di programmazione COBOL, che è un linguaggio che in alcuni sistemi vecchi si usa ancora, ma ormai non è più tanto utile, nelle nuove applicazioni sicuramente non c'è. Studenti da una parte, studenti dall'altra, con da una parte le informazioni anagrafiche, dall'altra l'informazione sul percorso di studio, e qua in mezzo altre, diciamo, non sono tabelle, altri record che tenevano collegati gli studenti, le informazioni anagrafiche con le informazioni relative allo studio. Allora, senza entrare nel dettaglio, posso però dirvi che i programmi che utilizzavano sia la struttura modello reticolare sia il modello gerarchico dovevano fare uso di puntatori, cioè queste frecce che vedete erano realizzate con puntatori. Cosa sono i puntatori? Sono dei meccanismi uguali alle variabili reference di Java. Quindi sono variabili che contengono l'indirizzo di elementi in memoria. Per cui ancora molto molto legate alla rappresentazione fisica dei dati. Quello che cambia invece completamente la situazione è questo, il modello relazionale, che nasce in quel periodo ma viene commercializzato intorno agli anni 80 e che tuttora, nonostante siano passati tutti questi anni, è il modello più utilizzato. Forse a livello aziendale, perché poi nel frattempo sono anche nati altri tipi di database, che sono i database nel cloud, i database NoSQL, cioè che non usano SQL, che sono i database a oggetti. Però vedremo se ci sarà la possibilità anche quelli. Il modello relazionale invece che cosa fa? Organizza i dati dal punto di vista logico come tabelle, ma questo l'abbiamo già capito, l'avete già visto. E in che modo vengono mantenute le relazioni tra i dati? Non più tramite puntatori, cioè non più tramite strutture di programmazione, ma attraverso i valori dei campi. Difatti, grazie a questi meccanismi di chiave primaria e chiave esterna, è possibile risalire, cioè andare da una tabella all'altra, usando il valore contenuto nella chiave, per recuperare le informazioni correlate. Partendo da Lisa Rossi, usando la sua matricola, posso accedere alla tabella che contiene i voti e trovare i voti di Elisa Rossi. Basta prendere la matricola con lo stesso valore. È un principio completamente diverso da quelli più vecchi. Completamente. Perché si basa sui valori e non si basa invece su delle strutture di memoria che sono i puntatori, che fanno riferimento, capite? È diverso, è come se nei modelli precedenti ci fosse un collegamento fisico, no? Anche se non è fisico, tra i dati, fatto da indirizzi. Qua invece no, si basa sui valori. È stata un'innovazione non da poco, perché questo semplifica anche la programmazione, la scrittura dei programmi. Quindi c'è stato un lavoro anche parecchio consistente, no? di teorizzazione, dalla quale poi è nata l'implementazione dei vari DBMS relazionali e di questo linguaggio SQL, standard prima che linguaggio, perché standard, ve l'ho già spiegato, ve lo ripeto, SQL è uno standard, così come HTML è uno standard, è sbagliato dire che sono linguaggi. E HTML viene portato avanti dal V3 Consortium, cioè dal V3C, e è in realtà una serie di specifiche. Una serie di specifiche che servono a coloro che poi vanno a creare i browser e che devono, che dicono cosa deve fare un browser quando legge il tag P. Quindi non è un linguaggio, sono una serie di indicazioni per chi realizza questi programmi browser. Avete visto che nonostante ci sia questo grande sforzo di standardizzazione, anche se negli ultimi anni i browser sono sempre più simili nella capacità di renderizzare una pagina HTML, ma continuano ad esserci differenze. Perché poi ognuno segue queste specifiche e magari fa delle personalizzazioni. Dunque può ancora capitare che la stessa pagina HTML
si vede in un modo in un browser e leggermente diverso in un altro. Idem SQL. SQL è uno standard, una serie di specifiche che si poggiano sull'algebra relazionale e che ogni produttore di DBMS cerca di realizzare, ma anche lì ci sono delle personalizzazioni, non si chiamano personalizzazioni, si chiamano dialetti. Quindi ogni DBMS ha i suoi dialetti e a volte un DBMS può avere più dialetti addirittura. Quindi si lavora con un DBMS sempre con un manuale sotto mano, perché si sanno le cose generali, ma poi per vedere la sintassi specifica del linguaggio SQL su quel DBMS bisogna andare a vedere il manuale. E vi avevo già fatto vedere che ci sono delle differenze da un DBMS all'altro. Questo modello relazionale, vi dicevo, è un modello basato sul formalismo matematico. Il creatore del modello relazionale non ha solo stabilito alcune regole formali, che non stasera, perché se no vi addormentate, la prossima volta vi faccio vedere, ma ha anche definito un'algebra relazionale. Quindi c'è un'algebra su questo modello che poi è stata presa e trasformata, cioè non trasformata, adottata dal linguaggio SQL. Lo standard SQL si basa sull'algebra relazionale, quindi le operazioni che sono state definite a livello teorico nel modello sono state poi implementate nel SQL. Proiezioni, selezioni, ridenominazioni, eccetera, eccetera. Quelle che già conoscete. Derivano tutte da quest'algebra.